Liberi.tv, Riccardo Cristiano, nona marcia internazionale della libertà dei popoli oppressi e delle minoranze. Siamo in compagnia di Gianni Danna, tessoriere di Radicali Italiani. No, Radicali Roma. Scherziamo. Perché siamo qui oggi? Perché è importante, visto che stavate tra l'altro facendo un'attività e lo vogliamo ricordare. Beh sì, stavamo raccogliendo le firme sulla legalizzazione, che tra l'altro sembrerà strano, ma anche il tema dell'antiproibizionismo è un tema importante per la libertà e per i diritti civili in molti paesi come il Messico, dove insomma da 10 anni c'è una sorta di guerra che sta portando a decine di migliaia di morti, come fosse una guerra vera e propria, una guerra contro la droga in Messico. E, no, vabbè, la marcia proprio oppressi è comunque un periodo abbastanza cupo per le libertà non solo individuali, ma le libertà civili di moltissime etnie e popolazioni che purtroppo ormai anche in Europa, no? Si stanno tirando su dei muri, si stanno rialzando le barriere nazionali e a maggior ragione in zone del mondo fuori dalle normali canoni liberali e occidentali, a maggior ragione vivono una situazione di deterioramento costante dei diritti politici e umani. Basta pensare ai curdi, agli yazidi e ai caldei in Siria, la deriva autoritaria venezuelana ormai in fase sempre più grave, e quindi in generale appunto serve per promuovere una visione transnazionale dei diritti umani e civili in tutto il mondo, e tra l'altro appunto sarà anche tema del congresso dei Radicali Italiani quello proprio di promuovere e rilanciare le battaglie transnazionali per il federalismo e diritti civili e politici. Ti faccio una domanda. Qui a Roma, essendo voi Radicali Roma, riscontrate proprio a livello locale una vicinanza alle tematiche transnazionali e quindi in questo caso di libertà? Cioè, voglio dire, siccome è difficile vedervi in televisione, i Radicali se ne diceva sempre, solo sui social network già è più facile veicolare dei messaggi, ma la vicinanza alle battaglie radicali in quanto tali qui a Roma, essendo la capitale, è più facile viverle? Beh, diciamo che il metodo di iniziativa politica che è radicale, devo dire che non aggrega grandi masse, ma però persone comunque capiscono l'importanza di andare nel merito delle questioni e di riuscire a risolvere o comunque a proporre soluzioni che siano sia diverse dalle proposte elettorali o populiste, sia diverse dalle risposte ideologiche rigide dettate da convinzioni etiche o ideologico-politiche. Quindi il metodo comunque che abbiamo adoperato per approfondire la questione, faccio per esempio, giusto per parlare di un tema transnazionale, sull'accoglienza dei rifugiati a Roma, e quindi a proporre una riforma strutturale sia dell'aspetto locale, dell'aspetto nazionale e poi dell'aspetto europeo dell'integrazione degli immigrati, è proprio frutto di questo metodo, che vuole essere una risposta concreta e di riforma pragmatica che tenga presente ovviamente i valori che sono alla base della democrazia e europea, ma che comunque deve inevitabilmente dare anche delle risposte pratiche. Dove trovarvi qui a Roma? A parte sui tavoli di raccolta firme che trovate sul sito legalizziamo.it, ci trovate tutti i martedì sera in via di Torre Argentina 76 per la nostra consueta riunione settimanale. Si ci può iscrivere, si può sostenere le battaglie? Ci si può iscrivere ovviamente sul sito radicaliroma.it, si può contribuire all'iniziativa Radicale a Roma e ci si può anche contribuire alla tenuta del congresso dei Radicali Italiani sul sito radicali.it. Se invece vogliono cercare te su Facebook, c'è Gianni Danna, mi trovate. Perfetto, grazie a Gianni Danna, tessoriere di Radicali Roma. Grazie a voi, un abbraccio.